sto scherzando. Sì, famosissimo il naso di diretta. Fa famosissima diretta. Bellissimi Giussi. Non so se siamo. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Don't you stand there? I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all be wise. Merry Christmas, Bing. Merry Christmas, Frank. Merry Christmas, Merry everybody. Merry Christmas, everybody. Buon Natale, buone feste, benvenuti a questa puntata speciale della Musica Vitale. Siamo qui con ovviamente Anita. Ciao Anita, ciao, buon Natale. Tutti. Ciao Giovanni. Buonasera a voi. Purtroppo Anita se l'è portato per forza, nonostante io non volevo il volere contrario sia di Giovanni che di tutta la pirata. No, scherziamo sempre. Giovanni, se non lo prendiamo in giro non è Natale. E poi c'è il ritorno di Achille. Buon Natale anche ad Achille. Original. Achille the Original stavolta, proprio con l'originalissimo. Allora, abbiamo iniziato con uno splendido video di White Christmas, di Bing Crosby, cantato da Bing Crosby, con la partecipazione straordinaria anche di Frank Sinatra. E ovviamente perché questo? Perché oggi il tema sarà le musiche natalizie. Ciao Antoninuccio. E qua intanto se ne va il nostro Deus Ex Machina. Grazie di tutto. Dopo essersi, diciamo, accertato che tutto funziona, lo liberiamo. Io ti chiamo tra 5 minuti appena ci saranno i primi problemi, ok? Allora, com'è andato? Intanto, come avete passato il Natale in questo periodo, insomma, non tanto semplice? La guardia medica. Oggi, Santo Stefano è la guardia medica. Cosa è successo? Ma perché no? Ogni volta che Giovanni deve fare la radio. Alla radio. Giovanni ha assaggiato non so che cosa e si è riempito pieno di
Okay, va bene. L'importante è che ora sta bene. Per Mi hanno comunicato adesso che gioca. Per fortuna o purtroppo, dipende dai punti di vista, insomma, ce l'hai fatta e sei qui con noi in questa puntata speciale. Io avevo specificatamente detto: vengo se non c'è Santi Maggio. E lo stesso avevo arrivo detto. Arrivo qua, trova Achille, Gianita, Nino, a un certo punto spunti, dico, ah, che dobbiamo fare? Infatti io ti ho voluto illudere, sono arrivato per ultimo dandoti insomma questa ormai illusione. Ormai siamo qua, promesso. Ormai siamo qua, va promessatamente bene. Promessatamente ho promesso che... Comunque io ti avevo chiesto come è passato il Natale, non il Santo Stefano. Tutto bene, sì. Tutto bene. Da soli in famiglia. Da soli in famiglia, va bene. E cosa c'è di più bello del Natale in famiglia? Eh certo. Ok, invece oggi lo passerai anche con me e con mio fratello. Hai visto? Extra famiglia. Allora, invece Achille ritorna dopo qualche puntata che è stato degnamente sostituito dal il clone. La controfigura. Il clone Achille 2, ovvero Franco Capizzi, che salutiamo. Come così tutti. Ciao Franco, ciao, ritorna. Franco, ci inchiniamo alla famiglia Capizzi, insomma. Che ma non al posto di Achille. Va bene, io qua, guarda, allora, io sto avendo dei problemi effettivamente di rinnovo del contratto con Birradio, con Nino Capizzi, perché mi hanno prima raddoppiato lo stipendio, poi addirittura triplicato, però io, essendo insomma che aumentano qua le visualizzazioni, insomma stiamo diventando sempre più famosi o famigerati, che dir si voglia, soprattutto il sottoscritto, insomma, ho chiesto di quintuplicarmi lo stipendio e qui insomma un pochettino ho visto che hanno fatto qualche smorfia, insomma, di disapprovazione. Il mio stipendio, come voi sapete, è zero, e quello di base, insomma, l'abbiamo raddoppiato. Sempre zero, triplicato, zero. Zero porta zero. Zero per cinque, zero, però... La matematica l'ha fregato. Per una questione di principio non vogliono adeguarmi. Sai che comunque adesso l'agenzia ti batte, perché anche zero devi mettere fattura. Lo so, anche probabilmente dovrò pagare anche le tasse. Bravo. Sembra perfetto. E il tempo di Covid sono aumentati. Sono aumentati, certo, perché dobbiamo collaborare, dobbiamo essere solidari. Con... Qual era il tema? Il tema non mi preoccupate se io e Giovanni a un certo punto ci stiamo... Bene andate! Sì, ci soffiamo il naso perché siamo allergici alla polvere, siccome abbiamo riesumato un pianoforte che era... Non è Covid! Questo è tutto da dimostrare, è tutto tampone. È due ore che ci soffiamo il naso. E abbiamo anche la voce di Papa, perché non possiamo togliere e mettere il reverbero continuamente, quindi parleremo tutto il tempo così, dall'aldilà. Ieratici. Okay. Va bene, comunque, allora, diciamo che il Natale è andato, insomma, con le dovute restrizioni, insomma, problematiche del Covid, è andato abbastanza bene, tant'è che siamo qui, spero che anche i nostri ascoltatori, insomma, abbiano potuto trascorrere un sereno Natale. E niente, io direi di dare il via alle danze. Invitando i fratelli Vitale a farci ascoltare qualcosa. Ti sembri sorpreso, Giovanni? Cioè, cosa pensavi? Che parlavo di Juventus? No, io non vuoi... so se no, assolutamente. Se vuoi... Però, siccome dopo un'apertura meschina, io mi aspettavo che adesso parlasse di cose serie, Achille, giustamente. Sì, no, ma io volevo, da... è meglio io volevo darvi là. Cominciare col primo pezzo senza suonarlo e poi Achille ci dà qualche informazione. Non è in là. In che tonalità è? Ah, non lo so, adesso decido. In si bemolle, no? Perché... Si bemolle. Va bene, allora, qual è il primo, parlateci del primo brano che ci farete ascoltare e Achille probabilmente ci dirà qualche informazione, qualche curiosità. No, facciamo? Con quale cominci? Io non so se ce la faccio oggi con mio fratello. No, fate quello che volete, basta tu. Black Christmas. Black Christmas. In onore di Nerino. Non so chi sia. Tinder. Dai, facciamo ascoltare White Tinder. Christmas come sigla. Allora, scherzo, da qualche informazione, prima qualche chicca Achille su questa canzone. Achille, vai. Vabbè, qua abbiamo il classico dei classici, composizione di Irving Berlin, uno dei mostri sacri della Timpan Alley, insomma i grandi scrittori americani. Un aneddoto molto interessante è che dopo averla scritta si precipitò in ufficio e disse alla segretaria di prendere appunti perché probabilmente aveva scritto la sua migliore canzone. Poi subito dopo esclamò: è la migliore canzone invece che sia mai stata scritta da chiunque.
questo fu, e infatti è vero, 50 milioni di copie, il singolo più venduto di tutti i tempi, senza dubbio. Ma chi fu il primo a cantarlo? Il primo a cantarlo è stato Bing Crosby nel 42, poi talmente è stato l'uso di questo master che si è rovinato e gliel'hanno fatto rifare nel 47, riportando la Trotter Orchestra e i Darby Singers, gli stessi della prima incisione, proprio per farla identica, è quella più conosciuta, era quella del 47. Okay. Però devo dire che se se la Tora avesse saputo che nel lontano 2020 Giovanni Vidale si sarebbe cimentato, avrebbe ridimensionato, avrebbe sicuramente abortito la canzone, insomma, prima. Non conviene. Comunque è la stessa canzone che abbiamo ovviamente visto nel video, quindi ti dovrai, per Anita non ci sono problemi, ma tu ti dovrai cimentare con mostri sacri come Frank Sinatra e Bing Crosby, insomma, vedi tu. Lui fa Dean Martin oggi. No, più un Lucio Dalla mi sembra oggi, però insomma... Va bene, allora direi che a questo punto, dopo le informazioni, c'era qualcos'altro che volevi aggiungere? Su questo no. Su questo no, allora note e voce ai fratelli Vitale, Anita e Giovanni. Buon ascolto. Buon Natale. Bravissimi, veramente. Allora, io devo confessare una cosa. Io prendo in giro sempre Giovanni, ma tutto nasce da una forma di invidia. Non per i tuoi capelli, ovviamente, ma per il fatto che sei accanto a Anita ogni volta e canti le canzoni. No, ma non vi preoccupate. Li vorrei cantare io, invece è solo invidia, purtroppo. Ti farò cantare anche da chi io per i nostri mi auguro di no, per i nostri spettatori, infatti. Un duetto poi fra me e Achille potrebbe segnare la fine di B-Radio e forse della musica in generale, se non del mondo. Non lo so, insomma. Comunque bravissimi, bellissima interpretazione, poi veramente sono rimasto sorpreso favorevolmente, non da te perché a te ormai ti conosco e so, ma devo dire, devo fare i complimenti anche a Giovanni. A Giovanni Lucio dalla Vitale. Fai un colpo di Lucio.
Arrivederci, io me ne vado. Il Lucio Dalla, devo dire che lo fai veramente bene. Non è che c'è qualche canzone di Lucio Dalla, di me che ha fatto per Natale, qualcosa? No? Per Natale? Questa? Sì, vabbè, si può. No, veramente descrivo. E quale? Lui... Chissà se lo sai. No, quella di quando è nata, come si chiama? 4 marzo... 4 marzo 1943? Sì, parla di Gesù Bambino. Vero, l'hai preparata? Ce l'hai fatta? No, no, assolutamente. Però dico, ci possiamo ci hai illusi. Guarda, se tu fai il presentatore, può cantare pure il cane che passava qua fuori. Vedi, gli ho fatti i complimenti. Allora, devo trattare Maggio. No. Campione di complimenti. Torniamo. Assolutamente. Il signor Maggio egregiamente conduce. No, se mi chiami signore già. Egregiamente conduce proprio. Conduce questa trasmissione. Egregiamente. Conduce questa trasmissione da si sa quanti anni. 6 mesi. Ma sembra ieri da quando abbiamo iniziato effettivamente quel giorno. Non abbiamo mai fatto una conta. Quando è stato? Allora, io non mi ricordo preciso se è stato nel mese di aprile. Aprile forse, sì. Nel mese di aprile. Sì, sì, sì. Però non posso dimenticare il giorno in cui mi chiamarono Franco e Nino Capizzi, mi invitarono qua nell'altra stanza, una stanza adiacente. E così a bruciapelo mi dissero, senti, domani dovresti condurre il programma con Anita, Giovanni che cosa? E Piera Vitale. Mi ricordo l'unico tema portante era il violino che sì, suonava sì. Giovanni. Ah, abbiamo smontato la casa vecchia, abbiamo trovato i libri. Era una casa Lego? Del violino. Smontato la casa? Casa vecchia, perché... Ah, pensavo era una casa Lego. Una casa vecchia che diventerà nuova. E c'erano i libri di Giovanni, di violino. No, di violino. Anche di violino, c'era uno di violino, non l'avrai aperto mai perché si sentiva che non l'avevi aperto mai. Si sentiva dall'odore, la muffa, da come suonava, si sentiva che non l'avevi aperto. Dal cello fan che sigillava diciamo, la confezione. Era ancora nuovo. Ma insulti poi... su internet non ce n'è. Allora, no, aspetta, bravo, metate. Allora, vediamo come siamo. Allora, intanto facciamo una cosa, leggiamo i messaggi e salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto i messaggi, perché in generale li abbiamo. Il mio fan Franco. Allora, c'è intanto Sonia Spinello che dice fantastica Anita con 4 cuoricini. Sonia, ciao Sonia. Sonia è una meravigliosa cantante, Allora, se ne intende, quindi complimenti Sonia. Poi c'è Luca Gianello che fa una linguaccia con l'occhio schiacciato e poi un saluto con 2 pupazzetti. Franco Capizzi invece che era il clone di Achille quando Achille praticamente non aveva potuto essere presentato alla trasmissione, che dice Achille è insostituibile. E poi tantissimi saluti, siete splendidi, ovviamente non si riferisce né a me né a Achille né a Giovanni, ma sicuramente a Anita. Le persone di Anita. Mentre Brirradio, che non so chi sia, dice bravi, anzi bravissimi, sarà uno che ovviamente ha un giudizio molto obiettivo. E, e poi Brirradio insiste, questo nostro complimenti. Chi è all'account? E poi ci abbiamo Mattia Riolo, un grande tifoso juventino che fa auguri a tutti. Anche quello sotto è grande tifoso juventino. No, non è tifoso juventino Mattia Riolo, però gli volevo lanciare una frecciatina. Ah, pensavo. Sì, no. Allora, quello sotto guarda, sì. Interista fino alle ossa, proprio educato da suo padre, il grande Maurizio Riolo, uno dei primi a fare radio qui a Brolo, che purtroppo era interista e ha contagiato il figlio irrimediabilmente. Nuccio sì che... Poi Nunzio Colavecchio, che è grande Gio... Grande e questo quanto gli hai dato? 50 euro per questo? No, 100, cioè, almeno 100 ce l'ho. Allora, poi abbiamo Giuseppe Messina, Roberta Sottile, complimenti cognati. Ai fratelli Vitale. Gioia, grazie. E ai Giuseppe, fratelli Maggio, Giuseppe. Niente, va bene comunque, ok, vabbè, giustamente. di parte, va bene comunque, fa piacere. Poi c'è Basilio Vitale, che non so chi sia. La sono messa, lo sai perché? Perché tu non mi hai tagliato i capelli. 15 visualizzazioni erano solo la mia famiglia. Giovanni, ti sei messo la coppola per non far vedere la calvizie. Io invece stoicamente la mostro a tutti. Questo sì. No. Perché lui, questo grasso, stamattina non me l'ha voluto tagliare. Ah, è il tuo barbiere di fiducia? Certo. Ah, ho capito.
Allora, Mattia Riolo si è risentito subito e ci dice che è interista. Mattia, lo sappiamo che sei interista, e non c'è bisogno di dirlo, di farlo sapere in giro. Dico, io ti volevo salvare, fare finta, insomma, che eri uno juventino, quindi una persona, insomma, normale, e invece dico, tu insisti, va bene, interista. Ok. Passiamo oltre. La Letizia. Cioè. Letizia gioia! Letizia è una donna fantastica, è una pianista che ha una scuola di musica a Pantelleria, dove io ho insegnato per un po' di tempo, e ha una figlia campionessa di pianoforte classico. Benissimo. Una pianista classica che ancora è piccolina, è poco più che adolescente, e già non si vince primi premi ovunque, quindi la ne sentiremo parlare. Allora salutiamo anche Letizia e poi Matteo, naturalmente un ultimo commento. Questo messaggio non l'ha scritto Matteo Fonti, ma non l'ha scritto Matteo. Giovanni, l'ha scritto Basilio col telefono di Matteo. Giovanni, sei un tirchio, paga per tagliare i capelli. Si paga per tagliare i capelli. Vabbè. Ah, si paga. Si allora paga. Quindi Matteo, gli dai il telefono a Basilio. Vabbè, mi saprò comportare, caro collega. Ma scusa, dove è scritto che Basilio non si fa pagare? Basilio non fa niente gratis, ecco. Ricordo, cioè, da dove lo hai? Lo pago. Paga anche caramente. Il mio amico cane mi ha scritto, siccome, grande amico cane. Siccome in questo periodo Giovanni ha giocato molto a carte e ha perso tutto, gli aveva chiesto semplicemente se poteva pagarlo fra qualche giorno. No, ma in verità Basilio gli domanda a Matteo: Matteo, scrivigli di pagare, così se mi dà qualcosa io ti giro la percentuale. E va bene, e salutiamo allora l'ultima, anzi ce ne sono due. Sempre forse due. Cinzia Longo che dice: ciao amico cane Giovanni, e un bacio a tutti gli altri. Me lo prendo pure io stavolta il bacio, perché faccio parte di tutti gli altri anch'io. E poi finalmente uno juventino doc, Francesco Domianello, Ciccio che fa Forza Juve. Sto morendo dal freddo, Ciccio. E in questo momento, portami Ciccio, la sciarpa. Abbiamo bisogno di un Forza Juve, perché non siamo messi tanto bene dopo un po' di anni di dominio assoluto. Dopo 9 anni di dominio assoluto, forse è giunto il momento degli altri. Va bene, pazienza. Allora, dopo aver salutato e interagito con i nostri amici che ci seguono, invitiamo tutti coloro che vogliono, oltre che a condividere la trasmissione su Facebook, anche a mandarci dei messaggi, a colloquiare con noi. Sì, Giovanni se n'è andato, approfittiamone per fare qualche bella canzone. Giovanni ha ricevuto in questo momento una telefonata, quindi un attimino si è... Noi ovviamente decurteremo questi minuti di assenza dal cachet, si dice così, giusto? Certo. Che gli avevamo promesso, e peggio per lui. Ah, no, qua siamo così, qua paghiamo a secondi, quindi ogni secondo di distrazione viene decurtato. Allora Anita, tu sicuramente ci hai preparato qualche altro pezzo. Se ci dici qual è, così Achille ci dà qualche informazione nell'attesa che Giovanni... Ma sceglielo voi. Potremmo fare... Potremmo fare uno dei brani, forse il mio preferito in assoluto, insieme a Christmas Song, che è un brano famosissimo, ma la mia versione preferita è quella cantata da Judy Garland, in un film che io amo profondamente, vi invito a vedere, che è Meet Me in St. Louis. È un film straordinario, dove una famiglia simpaticissima, ambientato ovviamente nel Natale, in questa atmosfera natalizia bellissima con la neve, e c'è Judy Garland che canta questa canzone alla finestra, alla sorellina piccola. Achille, vuoi dire qualche altra cosa? Sui compositori magari, l'hanno scritta Hugh Martin e Ralph Blaine, anche se Martin poi in un'intervista disse che Blaine gli ha soltanto suggerito, insomma, la scrittura di questo pezzo, però poi non ha partecipato alla stesura, insomma, della canzone, quindi è Hugh Martin, insomma, il compositore. Poi hai detto tutte cose tu, Judy Garland, no, quella è nella storia, no, nella leggenda, insomma, è il guarda, film. Ogni tanto mi capita su YouTube di trovare delle cose stupende, YouTube stesso che suggerisce in base alle ricerche. Infatti. E ho trovato uno show televisivo di Judy Garland che si intitola Judy Garland Christmas Show,
Insieme ai suoi figli, quindi c'è anche Liza Minnelli, grandetta, e gli altri due bimbi. È uno show bellissimo, che ti viene incollato. Cioè, io dovevo fare le pulizie di casa, dovevo fare cose, ogni tanto mi affacciavo, dovevo vedere che cosa stava succedendo. Cioè, era di una poesia che non si può descrivere, in tutto, nelle riprese, nella scelta delle scenografie, il modo di dire le cose, di ballare, semplice ma troppo bello. Anche questo, insieme a questo film, vi consiglio di vederlo vivamente. E adesso vi faccio ascoltare Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be from now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, together, if the fates allow, hang a shiny star upon the highest bough, and have yourself a merry incredibile. Ma che c'è di là? La ghiacciera è la minore cosa. Ma no, che uno muore di freddo per non prendere il COVID. No, ti viene la bronchite per un'altra cosa. Il COVID è un virus e qua si muore per cause naturali, il ghiaccio. Me lo metti per favore tutto intero, il riscaldamento, l'immagine tutta intera, fette intere. Si è aperta di nuovo. No, ragazzi. No, 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 no. Che posso fare? No? Io però Anita volevo chiedere una cosa. Questa canzone è stupenda, però siccome sai che io sono. Non c'entra niente, però volevo che mi accennavi qualche nota sempre di Judy Garland, di Over the Rainbow. Mamma, sì. Che meraviglia! Somewhere over the where up high and Non mi ricordo il testo. Vabbè, non ha importanza. Comunque
Io intanto mi scuso che i nostri ascoltatori non mi avranno sentito perché mi sono dimenticato di alzare il microfono. Avevo fatto, avevo raccontato, insomma, prima della, che Anita aveva fatto la sua splendida performance nonostante gli attentati di suo fratello, che stava litigando con la porta qui della, della nostro, del nostro studio, e poi avevo chiesto ad Anita di accennarmi qualcosa di un brano. L'accenno di Over the Rainbow mi ha fatto ricordare una versione di Eva Cassidy, che è... basta, non diciamo niente. Io, alla... io sto continuando a morire dal freddo, Maggio. Su questo, guarda. Chiama a Capizzi e fai provvedere. Sulla gamba il panzolino pronto per gli starnuti. E qua la polvere che esce dal piano non ve la posso dire, proprio tipo fiocchi di cotone. Guarda, qui il discorso è che la tecnologia più avanzata che abbiamo qui a Birradio è la conca. Però purtroppo quindi... Nino si è dimenticato di fare tutti i preparativi per accendere la brace, capito? Ho capito. Perché oltre a questo qui non ci possiamo permettere. L'assicurazione ce l'hai? Penso di sì. Ti cito. Ti cito. Me la metti per favore qua, più grande la, la delle camere, non vedo niente. Che devo mettere più grande? Nello schermo prima c'erano solo le immagini. Ora c'è Facebook. Ah, no, beh, perché leggo le cose, ho capito. No, sì, vabbè, ma è una visualizzazione nostra. Qua. Ora lo metto. Io volevo dire praticamente che alla fine, ma tu perché ti sei cimentato a fare radio per ora, insomma, qui questi programmi musicali? Perché così io ho il privilegio di avere una grande artista come Anita e tutte le mie, come si dice... Io voglio passare tutti i miei spizi, ascoltare questa canzone piuttosto che quella, faccio la richiesta e mi viene subito il jukebox umano. Comunque la cosa incredibile di Anita è che in qualunque circostanza riesce a tirare fuori finezze nel brano che fa, anche sotto stress. Lo pago anche io. Io lo sento in certi passaggi difficilissimi e lei tira il meglio. Nonostante la presenza di Giovanni, che fa di tutto per disturbarmi, ecco. È che Anita... Vabbè, ma lui la vuole allenare. Anita sono il coach. Piacciono le sfide alla Anita. Lui è un coach duro. Non lo posso dire, coach. Coach. No, me lo dice bene. Un mister. Allora, intanto facciamo una cosa, dopo questa splendida performance, leggiamo qualche altro messaggio. Io ce n'è uno che Angelus Carmisciano, che dice voce stupenda quella di Anita. Noi, vabbè, non facciamo che dire altro ormai da non si sa quanto tempo. Qua sono un po' arrabbiato con il dottor Clemente, c'è grande Achille e ignora il fratello. Ma c'è un Pimaio di minor cesso. Grazie, sempre. Grazie. Forse siccome ho lanciato qualche frecciatina all'Inter... E io e lui su questo non cuociamo, capito? Lui prende e mi fa delle frecciatine in diretta, va bene. Dottor Clemente, la prossima volta che ci vedremo, magari davanti a un buon caffè, mi vendicherò. Poi c'è Claudia Aronica, voce magica, però non dice di chi, quindi ognuno si può sentire che ha la splendida voce, la voce magica, anch'io. Voce magica. Come cerca di barare sempre lui. C'è Tina Giallombardo, fa i complimenti e quindi ce li prendiamo tutti. Anche in questo caso. E poi Manuela Ricciardi dice: fantastica amica mia, Bayon Santo Stefano. Vabbè, un errore ortografico. Buon Santo e Stefano. E poi il Clemente si è ripreso. No, il Clemente non si è ripreso. Cioè, nel senso, che spettacolo Anita è su questo. Ci siamo, ma per me non vedo nessuna parolina dolce ancora. Povero Santi. Luca Gianello concorda con Aldo, quindi ho un nemico in più da stasera. Vedo in giù che c'è qualcosa per te. Sì, no, vediamo. Accendi il microfono. C'è Tina Giallombardo, fa l'applauso e poi insomma Birradio, questo famoso Birradio che ci ascolta, che non sappiamo chi sia, Santi Maggio, accendi i microfoni e l'ho fatto, e grazie proprio a questo. Forse era meglio che non dicevi niente. E restava chiusa, così evitavate di ascoltare le mie fesserie. Luca Gianello ripete quello che ha detto il signor Birradio. Mamma, c'è un commento per Anita qua. Giuseppe Caruso dagli Stati Uniti, buon pomeriggio, perché noi siamo seguiti ovunque, amici. Questa è la magia di internet. La nostra web radio con Facebook ci ascoltano dappertutto, anche in Australia, ve lo posso garantire. Quindi siamo praticamente. Quindi malafigura mondiale. Malafigura planetaria.
Qua c'è una frase bellissima, la devo leggere. Angelus quella... Carmisciani. Ma quella è una famiglia di poeti, vero? La Sicilia è una conchiglia e Anita la sua perla. Ma perché loro sono meravigliosi, tutti fratelli e sorelle, meravigliosi. Bellissimo, veramente bellissimo commento e condividiamo al 100%. E hai fatto bene a non specificare il fratello. Vabbè, lui è lo scoglio su cui sta la conchiglia è Giovanni. Avanti, ti ho dato un ruolo, Giovanni. Va bene, siete. Dario Ciriminda, scusate, ma io senza occhiali leggo malissimo. Ciao, grande Anita. E approviamo, vediamo se il Clemente si è ripreso. Santi, prova a cantare una canzone e ti dirò se sei grande. Dai, allora, io la posso... mi piacciono questi messaggi. Allora, no, questi sono bei messaggi. Naturalmente. Gli input, perché questi... Perché sa? Ben dire, sa. Perché sa che ecco. non potrò mai... cantaci qualcosa, insieme ad Achille, ti prego. Silent Night, facile. Ma no. Dai, niente. No, Silent Night è troppo... Non possiamo buttare giù un programma così, prego. No, dai, mi piacciono queste richieste. Fatene di più, fatene... Un minimo di preparazione. La canzone. Non posso accettare questa sfida del Clemente perché praticamente è proprio per farmi fare male a figura. Ma dai, perché Achille ha scritto grande Achille, ma Achille non aveva cantato, quindi c'è, cioè, scusa, per quello che ho detto, che c'entra? Ma sì, Santi, una volta hai cantato, abbiamo fatto un duetto, sei stato bravissimo, ma quindi no, puoi qui a Biradio ha fatto Frank Sinatra, ha detto ma l'hanno cancellato tutto su Biradio, cioè, sì. No, Facebook ho oscurato la diretta, hanno formattato tutti i PC5 appena ho cantato. Aspetta, avevo fatto quella lì di If You Don't Know Me By Now, non mi ricordo come ha cancellato, no, lui, infatti prima My Way, My Way e poi If You Don't Know Me By Now. Vabbè, quello... If you... fagliela sentire un pezzettino, no? No, ti prego, già la... Quella, quando ti metti la voce sexy, vai. Ma facciamo My Way, poi più tardino facciamo. Vabbè, perché già mi sento la gola. Aldo, non riesco a convincerlo. No, vediamo se prima della fine della puntata, quando non ci vediamo, anzi, dopo che finisce la puntata. Dopo che me ne vado io, perché il bagno non è impraticabile. Dopo che se ne vanno gli ascoltatori. Comunque vedremo se vi faccio la sorpresa più avanti. E Giuseppe Caruso ci dice: Anita, un grande saluto a tuo papà. E dove siamo? Poi sì, tu rispondi: non mancherò. Ma io non mancherò. No, mancherò. Sono incantato. Ma Nino Capizzo che se ne doveva andare perché non poteva stare qui, non lo so dove doveva andare, ma che scrive? Anita, non la aspetta, non saltare. Ah sì, scusa, Nicola Gaia Natale dice: buonasera, siete grandi, mi mandi un bacio a Gaia Natale di Avellino, grazie mille, manda un bacio. Ciao Gaia, ok. Antonio Capizzi che fa il complimento ad Anita e anche a Giovanni, detto il Lippo. Ora poi sarai Antoninuccio, dove sei? Giuseppe Caruso saluta il grande Giove. Saluta Achille. Va bene, allora intanto abbiamo letto tutti. Sempre Achille comunque. Tutti i messaggi. Sì, a me ciao Giove. No? E va bene, e che devo fare? Magari chissà lassù. Devi cantare. Lassù qualcuno mi ama magari, ma in terra credo che vedo non tanto, purtroppo. No, se canto ti dedicheremo His Eyes on the Sparrow, il suo occhio è sul passero, cioè una... Sei un passero solitario, Santo. Va bene, vi sorprenderò con un colpo di My Way. Speciali. Allora, c'è Nicola Gaia Natale, ringrazia. Prego. E direi a questo punto di passare al prossimo brano. Che è appunto His Eyes on the Sparrow, te lo dedichiamo. Grazie. E Achille al passero solitario maggio. Facciamo prima maggio. La canta. Passero solitario a maggio. No, se puoi dare qualche cosa, dai. Allora, questo è un inno gospel che è stato inciso nel 1905 dal paroliere Sivilla Martin e da George Gabriel, che sarebbe il compositore, quello che ha composto la musica. Il brano è molto legato a Ethel Waters, che insomma diede il titolo alla sua autobiografia.
Per quanto riguarda il tema della canzone, ispirato al, come si dice, alle parole di Davide nei Salmi e di Gesù nel Vangelo di Matteo. Una versione famosa fu quella di Whitney Houston, è stato un singolo che è uscito postumo 4 mesi dopo la sua morte, ed era nell'ambito della rivisitazione del musical Sparkle, insomma, grandissima interpretazione, grandissimo pezzo. Beh, lei tutto. Allora, tutto Giuseppe, quello che intanto prima di darti la parola per la canzone, Giuseppe Caruso fa ammenda e manda un grande saluto a tutti e quattro. Vuol dire che il rimbrotto ha funzionato. Ricambiamo. Io volevo anche dire che ci sono delle altre versioni bellissime. Vi invito ad ascoltare quella del Mississippi Mass Children's Choir, dove c'è un piccolissimo Brian Wilson che ha circa 8 anni, credo, ed è... voi ce l'avete presente quando ci sono le messe gospel che tutti urlano, gridano di gioia? Ecco, hanno questo potere di far esternare fisicamente una gioia che scoppia da dentro, non si può contenere, viene di urlare. Io quando ascolto questo, la prima volta che l'ho ascoltato ero chiusa in macchina con questa musica a tutto volume e gridavo come una pazza, perché era troppo bello, era una gioia incontenibile. Però la versione che vi faremo ascoltare io e qua Frank Sinatra qui con me, Lucio Dalla, è tratta da un film bellissimo, Sister Act 2, dove c'è una meravigliosa Lori Neal che canta questo brano all'organo insieme a Tanya Blount. Un'altra grandissima versione è quella di Mahalia Jackson, che sarebbe l'Hall of Fame, l'Award all'Hall of Fame. Ok. Why should I feel the scorn? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven? I know he watches me.
tortures me. Sentono gli applausi tutti in giro per le strade, sentono gli applausi per questa meravigliosa canzone e meravigliosa interpretazione dei fratelli Vitale. Vabbè, dai, pure Giovanni, mancava Piera, noi la cantavamo in tre in realtà, però è fuggita. Ma dove è finita? È fuggita dal programma. Non si è fuggita, io non l'hai detto che tanto. Qui, che è, non è... qui è Ubi Maior doppio minor cessa. Non è che io mi ero aggiunto una voce che era stata Giovanni a farsi fuori a Piera, perché la ritenevo una presenza troppo ingombrante nella... no, no. E sminuiva, diciamo, quella si che fa era... fuori da sola. Perché tu da quando non c'è Piera hai cominciato a cantare, a partecipare più attivamente alla... ti inibiva forse per il suo ruolo un no, po' no, all'inizio il programma i fratelli Vitale, con Anita Vitale, per gli altri erano ora poco a poco fra un po' prende piedi, poi non canta più. Fra un po' ci sarai la seconda voce, fra un anno poi non canta più, poi ci sarai solo tu, solo il fratello Vitale. Esatto. Va bene, va benissimo, comunque bellissima canzone. Posso fare una domanda? Certo. Ma perché la vostra la tua telecamera ha una risoluzione maggiore della nostra? Questo perché non sono uguali le telecamere. Questa la... Perché l'hai presa tu quella? No, poi ha fatto tutto Nino. No, perché quella lì praticamente non si può spostare qui e viceversa, quindi insomma. E poi questo originariamente nasce come la videocamera quando facevo il programma con Piero Stiracusano, io per non si vede tanto bene Piero, capito? Detto. Bomba. Ma dov'è Piero, ragazzi? Dov'è Piero? Almeno nei commenti. Non lo so. Neanche sarà, una telefonata. Sarà che dorme, sicuramente. Questi sono orari per lui un po' difficili. Un commento, dopo, non c'è nulla. Comunque, senti Aniduce, io avrei un altro... Sì, prego. Come tu hai parlato di il film Sister Act 2... C'era lì una versione che mi piaceva tanto di una canzone famosissima, gospel, credo, mm-hmm. no? Tu forse l'avrei cantata tantissime volte. In italiano fa giorni felici. In inglese... Quella è tosta. Happy Days. Un pezzo tostissimo. Mi accendi qualcosa? Rita, qua ci vogliono... Fai... Quando il gioco si fa duro... Oh, happy day! Però se non cantate voi non si può fare. Oh, happy day! Oh, happy day! When Jesus was! 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 He washed my sins away! Oh, happy day! Oh, happy day! Giovanni, fai anche l'acuto del ragazzo. Happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, he washed my sins away. Every day.
questo è, l'avevo detto anche l'altra volta, un altro dei motivi per cui faccio queste trasmissioni è perché sono praticamente, assisto a un concerto dal vivo a un membro dell'artista, tipo, e gli faccio pure le richieste. Mi quanto l'hai pagato il biglietto, Maggio? Confesso. Effettivamente l'ho pagato Caruccio, perché, però ne valeva la pena, cioè quando ti capita nella vita di poter essere così a tu per tu con l'artista, fagli le richieste, ascoltare diciamo di prima, proprio di prima mano, non so come si dice, insomma la voce, no, meraviglioso, sono veramente... Non sempre, quando riesco. Vabbè, no, sei riuscita sempre finora, non cercare di... Se questo è un... se volevi insomma farci capire che qualche volta insomma non sei pronta, non so... Passiamo ad un altro argomento. Levatelo dalla testa, no, volevo dire insomma che... Ti vedremo qui molto spesso, quindi non ormai il piano è qua in pianta stabile. Io l'altra volta ha un suono orribile, però c'è. Avevamo pensato di rapirla per evitare, insomma. Quindi tu praticamente vuoi dire che gli hai levato il poggia televisione alla nonna? Gli ho levato il poggia, esatto. Questo era il mobile dove stava la televisione della nonna, quindi ora dobbiamo trovare una soluzione. Appena arrivi a casa, Anduca, lei quel piano lì. Descum, la vedi la televisione? Possiamo questo è dialetto Milano, sì. Bustocco, esattamente, di Buster. Possiamo portare la nonna qui? Possiamo portare la nonna qui, perché lei, anche se non lo usa, il pianoforte, però, siccome è nella sua stanza... Ah, la bronchite! Vero, perché tua mamma è di Buster Sizio. È di Buster Sizio, sì. Io una volta forse ti ho chiesto come è finita qui a Brolo. Era in vacanza. Era in vacanza. St. Angels. E meno male. St. Angels, St. Angeles. È venuta a Brollywood qua in vacanza. Ha conosciuto papà. Andavano a ballare alla Cicala. E non è più tornata. E poi lui pescava le ricci. Doveva pescare, andava a fare pesca subacquea e se l'è portato un giorno a pescare. E lì... Si è portato su pescare. E che marchione tuo padre, eh? Sapeva tutti i trucchi. E lì... Portare... Non ha avuto scampo. Non ha avuto scampo. E praticamente chi? La mamma. La sua vita, papà, è cambiata. Papà. Chi è dei due che non ha avuto scampo? Non è vero, tua mamma era una persona meravigliosa, simpaticissima. Sono stupendi. Tuo padre è stato fortunato, avanti, non facciamo ora. Sempre le, con queste, le donne. È andata abbastanza bene, direi. Ah, vabbè. Voi fate gli stessi discorsi delle donne, però al contrario, quando noi non ci siamo. Sì, certo. Parlate sempre male delle donne, certo, noi sempre male, infatti, degli uomini, ovviamente. Esatto, quando faccio la trasmissione con Piero, sempre ci sono donne, sempre non ci ascolta nessuno. Vi fanno soffrire? Le donne? No, assolutamente. E quindi parlate delle angherie che voi fate alle donne. Vabbè, ma comunque è un, diciamo che è un gioco ormai quello lì di parlare male delle mogli, dei mariti, cioè... No, per noi donne non è assolutamente un gioco. No, neanche per noi, se è per questo. Diciamo, parliamo con assolutamente con la verità. Volevo alleggerire semplicemente la punizione che subirò. Se lui se ne vuole andare. Se permettete, mi metto il giubbotto, il montone. Ma fai quello che vuoi. Non posso stare più. Se vuoi riscaldarti e andare io fuori... Io questa mano che è 10 gradi meno dell'altra. Sì, c'è un freddo abbastanza... No, cioè, umido. È uno di quei casi Giovanni strani in cui... Che tu... Copriti, Gioia, lui è sempre delicatino. Com'è che non hai starnutito ancora? Non lo so, forse è troppo freddo. Fra il freddo e la morte. Qua c'è un particolare microclima, che praticamente c'è più freddo dentro che fuori. C'è una, ma cosa... una stufa, no? Ci ha lavorato molto Franco e Nino Capizzi per fare questo. Soltanto che l'hanno regolata male. Questo lo comunque fare, ragazzi, ora che... Io vi dico una cosa, ora che siamo qui in pianta stabile, dobbiamo rinnovare i locali, una bajour, queste luci, così non si possono fare le trasmissioni con queste luci. E qua, no? C'è un tocco femminile. Ci vuole anche qualche contributo, diciamo, della comunità per sostenerci. Mi porto casa mia. Tutto questo come per faccio ora, di solito. Tutto questo per ora è se tu controlli la chat non ha scritto più nessuno. Guarda. No, da ora in poi che c'è. No, hanno scritto due. Germana Maria Basile, che dice che cuore vitale, però ne ha messo uno. Ah, oh, che duro. Sarà quello Germana di Anita il cuore. E poi Clotilde Zambello, la tua storia, Patrizia. La storia di mamma e papà. Sì. Voi eravate... Lei la conosce.
Lei la conosce, va bene. Io noi invitiamo comunque i nostri ascoltatori sempre a scriverci, a mandare un commento, una richiesta, anche se ci penso io di solito per le richieste. E niente, continuiamo con le dolci note di Anita e la straordinaria voce di Giovanni. Ah, Giovanni, cosa vuoi fare? Ti ho scioccato, però davvero, sì, no, stavo scherzando ovviamente, non mi permetterei mai. Allora, qual è il prossimo? Maggio, quando tu eri piccolo, sì, a Natale, che sì, canzoni ascoltavi? Quali erano le tue canzoni di Natale? Le mie canzoni, ma penso questa che abbiamo, White Christmas, mi piaceva molto, Jingle Bells, è nelle due Jingle versioni, Bell, quella che fa, per quella è più sempliciotta. E dai, cantala. No, devo cantare, non so neanche le parole. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Ecco, è entrato al contrario, su 1, 2, ma non so le parole. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. To ride in one horse hope and sleigh. Hey! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse hope and sleigh. Questa per i miei nipotini che la amano da morire. Patrizia e Giovanni. Quella della pubblicità, quella è Natale, si può dare... Ma è aspetta, attuale. Questa è mai attuale. È Natale, si può dare ma di non più. Non è attuale. Si può fare di più. È Natale, si può fare di più. Invece ora no. Per noi, a Natale puoi. E poi c'è un panettone che spunta solo questo panettone. Ce l'abbiamo i panettoni? No, ce l'abbiamo. Se lo potevamo... A me piaceva quella Bauli, ba Bauli, ba 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 Bauli. Vediamo, aspetta, fammi prendere la tonalità prima. No. Bauli, ba 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 Bauli, ba 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 Bauli. Non me la ricordo più. E c'era il... Ma io non me la ricordo, ragazzi. C'era il... come si chiamava? Il bidello delle medie, come si chiamava? Destro. Ve lo ricordate quello muto, Destro? Il bidello delle medie, famosissimo. Io sono... E mi faceva... Tu, Bauli, Bauli, tu. Ti sembrava che era mai? Quello della pubblicità. Lui vedeva la pubblicità e c'era un bambino e diceva tu, Bauli. Ma pensa tu. Vabbè, mi piaceva pure, ora, ci sto... ora li ho trovati e me ne sono ricordato. Tu scendi dalle stelle, Bianco Natale. Ma tu scendi... A me questa, naturalmente. Ah, no, non la dovete fare, una canzone voi la dovete fare, dai. Ma perché dobbiamo distruggere la canzone? Vabbè, queste erano... Puoi cercare tutti i testi che vuoi, pensavo sai? C'erano le canzoni con i testi, invece ci sono solo i titoli. Invece a me e a mio fratello ce ne piace una. Una molto bella è quella di René. Stavi dicendo chi? Ce n'è una bellina veramente di René Holsted, è un bel pezzo quello là. Quale? È Christmas in Love. Christmas in Love? Come fa? Come fa? Accennala tu, dai! No, voi mi volete in trasmissione, c'è una sola cosa che dovete fare, cantare. Se aspetta, la faccio dire qua. Mettila al microfono, mettila vicino. È bellissimo. Ma è una canzone vecchia. Anni... Oh, René Holsted è giovanissimo. Quella la vedo perfetta per te questa. Che non ma lei me la molto non l'ho mai fatta questa. Non l'ho mai fatta. Allora, per me le canzoni di Natale erano quelle che cantavamo al coro in chiesa. Quelle quali erano? Te la ricordi? Quale tonalità ti viene Benedetta d'Este Fidelis? Che ti faccio la seconda voce. Io mi ricordo ad Este Fidelis mi ricordo Vittoria che cantava Vittoria. Le vittorie erano tutte brave. Le vittorie erano tutte bravissime. Quando cantava Vittoria io ascoltavo, ma non cantavo. Tutte le vittorie. Quanti erano? 8. Tre, le tre cugine. Vittoria Ricciardo, Vittoria Ricciardo. Tutte, Vittoria... anche Maria Carmela, tutti avevano voci bellissime, tutte. Tutta la famiglia. Accennami un attimino ad Este Fidelis, che mi piace. Thank you.
Diciamoci le vere. Mai fatta con lui così. Ci sono rimasto. Mi vergogno da morire. Sono rimasto a bocca aperta. Infatti. Anita, ma così dal nulla, io scherzavo e mi esce questa tonalità meravigliosa. Queste qua erano canzoni. Poi da grande, quando ai tempi di YouTube, quando già c'erano tutte le tue, sai ascoltare. Dimmi che te la cerco. Ma mi è piaciuta tantissimo quella dei Jackson 5. L'ho detto all'inizio. E come si chiama? Qual era? Si chiama Santa Claus is coming to town. E come fa? Santa Claus is coming to town. Santa Claus. E se trovo il testo sarebbe bellissimo. Solo quello sapevi. No. Certo che l'ho quella che piace a papà tantissimo. Qual è? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh yeah. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Preciso. I wanna wish you a Merry Christmas. Un jukebox umano. Io non ce la posso fare. E mio padre canta Patrizia Vital. Patrizia Vital. E lei balla. Allora va bene, abbiamo Nannina, un po' divagato così, insomma, di quello che era la scaletta ma ufficiale. Sì, ma sì. E direi di rimetterci sulla scala per cercare di non cadere. E qual è vediamo qual è il prossimo brano che hai preparato. Ma a questo punto vi farei ascoltare uno dei brani, anche questo uno dei più belli secondo me, insieme a Have Yourself a Merry Little Christmas, che è The Christmas Song. Ah, quella che Achille ha trovato subito. Sì, che fra l'altro ve ne ho cantato un pezzettino nel video di augurio di B-Radio. È quel video che ci ha fatto, che ha elevato in un attimo la qualità degli auguri natalizi che abbiamo fatto su B-Radio. Infatti io ho detto a Franco Capizzi il pezzo di Anita, mettilo per ultimo, così si dimenticano di noi, soprattutto di me e di Franco. Ma dai, vabbè, così resta, quello che ti resta in mente è sempre l'ultimo. Guardi, no? Sì, le persone la sera quando vanno a dormire dopo B-Radio chiudono gli occhi e vedono a maggio. Subito. Infatti ho detto fai finire con Anita. Finire con io devo trovare degli scamotage, perché siccome non so parlare come invece sapete fare voi, che siete bravissimi davanti alle telecamere, sì, parlate tutti bene, io invece se mi metto a parlare devo rifarlo 2000 volte il video, perché non sono cosa. Ma io non sono assolutamente d'accordo, non l'abbiamo. Esattamente quello che io guarda, quando ho visto il video che tu mi hai mandato sono rimasto, l'ho fatto vedere a mia moglie pure, ho detto Anita con nulla, cioè aveva praticamente una luce in mano, quella là, una luna, un mappamondo, cioè hai trasmesso delle emozioni, un'atmosfera che c'era, che come tutti i grandi è umile e modesta, questo è il fatto, ma ormai ti abbiamo sgamato. No, vi garantisco che è quello che devo per forza lavorare di creatività perché ma in ci attimo, sono delle mancanze grosse. Dico, in un attimo mi hai mandato un video che però, cioè, veramente è magico. Io non lo so, quell'effetto di quella, ti ringrazio, di quella luna che passava te ti ho pagato. Mi ringrazi? Mi devi ringraziare dandomi l'altra metà dei 50 era euro. Era il buon Natale dell'universo. Il buon Natale dell'universo. Va bene, allora, stavamo dicendo, quindi The Christmas Songs. Esatto, Christmas Songs. Questo è un pezzo scritto da Mel Tormé, Bob Welch. Anche chiamata in un altro modo, però lo devo leggere perché... allora, Chestnuts Roasting on an Open Fire. Sì, così il titolo è praticamente tutta la canzone. Roasting al caminetto. Ed è, insomma, la versione di Nat King Cole è quella che a me mi fa impazzire, ma chi non farebbe impazzire, insomma.
Ok. Allora. Non so se leggere i messaggi, ma non li leggiamo dopo la canzone. Siccome c'è un bel messaggio per me, però la facciamo dopo la canzone, ok? Va bene? Finalmente. Non avevamo detto di chiudere. No, non vorrei che succeda qualcosa, un cataclismo, un fulmine che poi... No, vabbè, dai, facciamo la canzone prima, ok? Tra qualche minuto con i messaggi. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow, loading lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. It's from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, se hai ancora il microfono spento. Vero? Ringrazio Giovanni che mi ha ricordato che avevo il microfono spento, lo stavo insultando. Ho capito il punto di forza di Giovanni, i silenzi suoi sono... Hai visto? Quello che non cogli tu. Vai. Stavo dicendo che in questa splendida canzone la performance di Giovanni è stata straordinaria. Cioè, il suo silenzio è stato veramente fantastico. Forse la migliore performance da quando ti conosco, cioè. di ogni tempo. Io riesco nel suo silenzio, riesco a sentire i suoi pensieri qua accanto a me, e devo dire che cantare è difficile. Sì, è fastidioso anche a livello telepatico, lo so. No, perché già c'entra, immagino quello nostre, che direbbe, quello che sta entra pensando nelle nostre menti, sì. Con le sue... Comunque, che non avevo mai sentito sta parola chestnuts. L'hai detta sempre alla Lucio Dalla, chestnuts.
Hai un colpo di luce. Allora, io ora mi devo prendere la mia rivincita nei confronti del, dai, diamogli questi 5 del dottore Clementi con la nostra Maria Otocco, ma penso che sia Fabio, però il marito, Fabio Domina, ma Maria sicuramente concorda, che dice bravo Santi. Arrivato a questo punto io termino qui la trasmissione, me ne vado, perché più di questo non posso ottenere oggi, è stato il massimo. Chissà cosa avrà fatto. Allora no, allora leggiamo ora tutti gli altri messaggi. Ovviamente io ringrazio sia Maria che Fabio, troppo buoni. C'è anche Marina Stancampiano che dice che voce, Marina. Ovviamente non si riferisce alla mia. Anche lei nel vecchio coro anche della Marina, chiesa, anche Marina, lei una bellissima voce. Poi c'è Laura Lala che ci dice Eni super. Laura Lala è una fantastica cantante. Laura, gioia. Giuseppe Lotico cosa dice invece? Applausi per Anita e per Giovanni. Birradio che torna, il nostro commentatore più assiduo, questo Birradio, sì, spettacolare. Sì. Laura Lala insiste con Mito, ma in questo caso si rivolge a me sicuramente. Mentre una certa Patrizia Grassi dice... Papà dice grazie per la canzone, Patrizia Vital. Patrizia Vital, Patrizia Vital. Donatella Carrara mette degli occhi con i cuoricini, sarà sicuramente soddisfatta pure lei. Maria Fardella, bravissima Anita, quando grazie. Canti fai emozionare. Buon Natale a tutti, buon Natale anche a te Maria. Daniela Letizia, grazie Anita, la tua voce crea dipendenza. Magari, magari. E quindi quando condividiamo. Condividiamo e faremo in modo che possiamo somministrare dosi di Anita più che possiamo qua a Birradio, esatto, per soddisfare la vostra dipendenza. Poi c'è Massimo Merighi, grande anima. Ma Massimo Massimo, quanto mi manca il nostro coro gospel. Massimo, un pianista, è un talento di quelli rari, senza studiare lui, un genietto. Mario Zara, altro pianista, bravissimo. Che dice che meraviglia col cuoricino. Questi sono commenti d'autore. Emanuele Monici, mitica prof Vitale, buone feste. Ciao, a tutti. Ciao Emanuele, bella voce Emanuele. E abbiamo finito fino a questo momento. Io i messaggi, noi ringraziamo sempre tutti coloro che ci ascoltano e che ci scrivono, che ci mandano questi messaggi, perché insomma... riusciamo a interagire live con il nostro pubblico. Io non so come siamo a che punto siamo arrivati con le canzoni, Anita. In realtà la scaletta nostra sarebbe finita. La scaletta quindi, quindi adesso prendete il testo di Silent Night perché ve la faccio cantare. No. Sì. Bene, guarda come si gasa mio fratello. Aspetta. Vai. Aspetta che la devo cercare. Facciamo Silent Night e poi concludiamo con Jingle Bell Rock, così tutti insieme. Concludiamo in allegria. Allora, un attimino, sì. Siamo qui, Silent Night, ce l'ho qui, Celtic Woman sarà questa, insomma. Vabbè, non so chi è la... Vabbè. La donna celtica, ma no, questa sarà quella che ha messo il post, sicuramente. Il nickname. Va bene, allora io... Mi porterò un coro gospel qui. Ma di gospel... Facciamo il coro gospel di Biradio. Con Massimo Merighi, se ci sta sentendo, lo facciamo magari venire dall'Inghilterra. Proprio la variante inglese. No, per ora la variante inglese, per favore, lasciamolo. No, dove dopo, quando finisce tutto. Quando finisce tutto. Non ne parliamo più. Più ne parliamo e più resiste. Bene. Dice, allora, dice mio cugino Giovanni d'Inghilterra che... Giovanni come? Giovanni Inghilterra. Inglese. Giovanni d'Inghilterra sembrava tipo un re, antico re. Che lui non se ne fa vaccino. Perché gli hanno detto che con questo vaccino, quello inglese, cresce l'immunità. E allora lui non se ne fa per ora. Aspetta. No, però hanno subito consigliato a me di farlo. Appena si trova un vaccino che fa crescere i capelli come effetti collaterali, me lo fate sapere che me lo da lui si mette il primo si mette. Me lo faccio per endovena subito. Ma perché, scusa? A me se mi cascano pure questi di lato. Ma sai, ti levano un po' in inverno è duro e tu lo sai, se c'è freddo, c'è la notte, insomma, io devo dormire col berretto. Passa montante a metà notte. Io dormo col berrettino perché sennò mal di testa non finisce. E allora va bene, le nostre fesserie, le mie soprattutto, le abbiamo dette. E allora che facciamo? Silent Night? Facciamo Silent Night, dai, invitiamo tutto il pubblico a casa a cantarla allora, con noi. Allora cantiamo. Diverse però, maggio. Anzi,
pubblico a casa, fatevi un video mentre cantate e poi ce lo postate su Biradio. Va bene. Perché no? Ah, bellissimo. È un'idea. E noi mandiamo i migliori video, li mandiamo tutti. Senza migliorare. Silent night, holy night, all is calm, all is right, round your virgin mother and child. Pensato la mia, quella infatti, di mio fratello, infatti. Soprattutto. C'è stato un po' di copertura. Sì, sì, infatti, puntavamo solo su questo, no? Comunque, benissimo. Allora, prima della prossima, qual è che ci volevi fare fare? Cinque Bell Rock, hai detto? Sì, però cantiamo Cinque Bell Rock per salutare tutti. Leggiamo gli ultimi messaggi. Allora, non so dove eravamo arrivati. Allora, Massimo Meriga, a proposito di Silent Night, dobbiamo rifarlo e ha mandato un video a YouTube dove probabilmente ci sarai anche. Che meraviglia, non lo sapevo. Grazie ad Amico, ci fa tantissimi auguri che noi li abbiamo. Li rifacciamo sempre a tutti i nostri ascoltatori. Massimo Merighi, sempre grazie Anita. Grazie ad Amico, ci manda una bambina con un cuore grande. Grazie amore. Peace and love, dice. Peace and love to you, darling. Va bene, allora
cosa dobbiamo fare adesso? Jingle Bell Rock? Allora aspetta che cerco il testo, non t'azzardare. Jingle Bell Rock. Non so se mai se questi testi sono giusti, non lo so. Vabbè. Poi, ah, che mostra alto devo fare. Ok, vabbè, qui è dura io. Pazzesco, non sapevo che esistesse la versione nostra degli indie gospel di Silent Night su YouTube. Ma la vado ad ascoltare. Di diversi anni fa. Possiamo ascoltare anche i nostri ascoltatori andando a cliccare sul link postato da Massimo, giusto? Chi l'ha postato il link? Non mi ricordo. Massimo Merini. Avevamo questo gruppo, gli indie gospel. Manco delle risate che ci siamo fatti, guarda, abbiamo girato tutta la Sicilia con questo gruppo e le risate non erano normali, bellissimi tempi. Pronti? Jingle bell rock, jingle bell swing, yeah, jingle bell swing, snowing and blowing up bunches of fun. Now the jingle bell has begun. Jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and rising in Jingle Bell Square. In the frosty air, on the bright time, in the right time, to the rock the night away. Up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in a jingle feet, that's a jingle bell rock, and jingle bell rock, jingle bell chime and jingle bell time, snowing and blowing up blushes of fun, now that jingle bell has begun. Jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring. E noi abbiamo vai fratelli, tutti fratelli. E abbiamo in fratelli. The frosty air, on a bright time, till the rock the night away. Ma sicuramente infatti non ci siamo persi. Comunque quando io e mio fratello ci siamo esibiti ho visto che c'è stato un calo delle visualizzazioni poi è crollata la borsa per poi risalire, è impennata di suicidio sì, e poi per risalire quando poi abbiamo lasciato la voce basta. Comunque io direi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata, di questo speciale. Veramente io mi sono divertito tantissimo. Spero che si siano divertiti. Sono divertito e deliziato con Anita. Divertiti e deliziati, spero anche, sì, sono sicuro anche i nostri ascoltatori si sono deliziati con Anita e un po' meno, ma comunque sempre anche con Giovanni, e per poi diciamo avere il crollo, come abbiamo detto prima, con me e mio fratello che, ma a noi ci ha costretti Anita, non potevamo tirarci indietro. Mi ha passato qui un 50 euro, io per 50 euro non ho potuto resistere, diciamo, alla cosa. Comunque io ringrazio innanzitutto tutti i nostri ascoltatori che hanno avuto, diciamo, la bontà di seguirci, ma ringrazio soprattutto
Anita e Giovanni, che hanno permesso questo splendido, secondo me, special di Natale della musica è vitale, la nostra, insomma, trasmissione di intrattenimento musicale. Quindi ringrazio anche Achille, che è tornato dopo qualche puntata di assenza, con le sue chicche, le sue curiosità, insomma, ci ha dato... Dovrei fare un giorno una trasmissione Le chicche di Achille. Le chicche di Achille, infatti, può essere, perché no? Però sempre ci dovete essere voi, magari mi tolgo di mezzo io, con piacere, però... Ecco. Insomma, le chicche devono essere magari abbinate alla... Lo faccio fare al mio clone. Al mio clone. No, no, non facciamo che ci abbandoni ora di nuovo. No, non ci abbandono. Vediamo. Non ci abbandona, anche perché se no non gli do a lui l'altro pezzo di 50 euro che gli ho dato la metà. Io... Ah, e allora, esatto. Allora non posso mancare. Esatto, esatto, quella gliela ridarò solamente alla fine della stagione. Della musica vitale. Allora, noi non auguriamo ai nostri ascoltatori, oltre che di passare queste buone feste, anche veramente con tutto il cuore auguriamo un buon anno nuovo, perché questo qua non è andato benissimo, possiamo dire, no? Insomma, abbiamo vissuto un'esperienza che noi non avevamo mai avuto il dispiacere di vivere, magari i nostri genitori, i nostri nonni sicuramente hanno vissuto periodi anche più duri, come il periodo della guerra, no? Quello sicuramente era stato pure... Sarei stato malissimo, tu ero nel periodo della guerra. Per fortuna ero, come dice mia moglie, ero sulla nuvoletta, quindi insomma no. Dice, pensavo veramente che tu l'avessi fatto. tu hai voluto svelare per forza la mia età. Ebbene sì, Franco ho dice, fatto sia la prima che la seconda. Franco dice no, il clone no. E tu tieniti pronto, Franco, perché non si sa mai. Ti abbiamo clonato apposta, senza questa clonazione non esisteresti. Quindi insomma, ora non è che sei sempre un clone, non è che puoi avere aspirazione, ambizione di emancipazione. Sei il clone, sei pronto a sostituire Achille nel caso ce ne fosse bisogno. Noi cercheremo ovviamente di avere sempre l'originale qui. Intanto allora un grandissimo bacio a Ciccio e Ale. Ciccio e Ale, io non li vedo, chi sono? Nuccio ha scritto e io mando un bacione grande a Ciccio e Ale anche a Laura, naturalmente. Mentre Giuseppe Lodico ci ringrazia per questa piacevole retta passata insieme, tanti auguri e un abbraccio speciale per Anita. Grazie Giuseppe. E Luca Gianelli dice: guarda che complimento che ti fa, credo sia difficile clonarlo. Però poi ride con le lacrime. Ma sempre complimenti a lui, altro fratello. Io ho solo quello di Fabio, però mi basta, guarda, perché so che Fabio mi vuole bene, anche Maria, sua moglie. Anche senza... Ho parlato di Fabio Domino, sua moglie. Soprattutto sappiamo... Mi vogliono bene, l'altro pezzo dei 100 euro. Sappiamo. Ecco. Qua non si sa, c'è uno scambio di soldi Fabio a metà. Non ti vuole bene nessuno. Non mi vuole bene nessuno, diciamo va bene. C'è Tina Giallombardo ci ringrazia e ci augura una buona serata. Stavo dicendo appunto che auguriamo a tutti un felice anno nuovo, un anno sicuramente, sono convinto che sarà migliore il 2020, anche perché peggiore è difficile. E spero insomma che presto ci potremo riabbracciare tutti, potremo tornare a fare assembramenti. E portare il coro gospel a Biradio soprattutto. Il coro gospel lo portiamo a Biradio, ci serve una sede più grande. Speriamo di poterla trovare, insomma, se ci aiuta qualcuno ci riusciamo sicuro. Anche una stufetta. Beh, già, ecco. La stufetta, sì. Per alcuni mesi devo dire che non sarebbe male. In effetti quella ci vuole, sicuramente la prossima puntata, guarda, sono sicuro che l'anno nuovo porterà una stufetta qui a Vitali. Sì, ma io la prossima puntata la faccio in streaming. No, ormai dopo la prova qui, ben riuscita, con me devi cantare. Dopo la prova qui in studio ben riuscita, direi che... Voglio darvi un'anteprima, mio fratello si sta preparando per fare Barry Gibb dei Bee Gees, perché faremo una puntata dedicata... Ci saranno anche i capelli ricci biondi. Lo sai che assomigli tu anche a uno dei fratelli Gibb, non Brian, no, come si chiama? Barry... Sì. No, quello là che era appunto aveva pochi capelli, Morris, Robin, Morris Gibb, esatto. Io faccio Barry per la folta capigliatura. Ah, ecco, sì. Tu fai Barbara Streisand. E il naso non manca. Lui si sta allenando già. Vabbè, c'era Andy che però non faceva parte dei Bee Gees, se no ha fatto
l'ha fatto per poco tempo, mi sembra. E poi anche lui, mi sembra che dei fratelli Gibb purtroppo sia rimasto solo Barry, quello lì con la barba, il leader diciamo del gruppo, quello che cantava con, con Barbara Streisand. Sì. Tutti gli altri, purtroppo gli altri non ci sono, è un po' triste. Vabbè. Comunque, allora, buon anno veramente a tutto, buon anno anche a voi, ai fratelli Vitale, buon anno a Achille, buon anno a tutti quelli che ci hanno ascoltato e anche, come dice Piero, a quelli che non ci hanno ascoltato. Allora, noi non vi diamo un appuntamento preciso perché non sappiamo quando andrà la prossima, non dalla prossima puntata, sicuramente sarà nel 2021, quindi poi ci organizziamo, vediamo quando c'è la disponibilità di tutti e quattro. E quindi vi diamo appuntamento sicuramente al 2021 e finiamo, non so, sfumiamo con qualcosa, con la tua voce vorrei fare finire. Questa è la sigla di tutto. Con mio fratello che mette la non posso suonare. Non so se voleva intervenire o meno. Oh happy day. Oh happy day. Ai fratelli. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus was, 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 he washed my sins away. Woo! Happy days. Oh, happy days. Oh, happy days. Oh, happy days. Oh, happy days. Happy New Year! Father and pray from B Radio! Radio.